sviluppo economico, occupazione. E strettamente connesso all'occupazione è il triste fenomeno della fuga dei cervelli, tanti giovani che completano il proprio percorso universitario non a Taranto, non in Puglia, e poi non tornano più nella regione natia. Parliamo di tutto questo con l'avvocato Patrizia Boccuni, che è candidata al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Sì, un argomento a me molto caro, anche perché io rientro tra quelli che un tempo sono stati costretti, tra virgolette, ad andare fuori per studiare e lavorare. Credo che questo sia uno degli obiettivi a cui si dovrebbe davvero mirare con il prossimo programma politico, perché siamo davvero stanchi che i giovani tarantini, i giovani pugliesi siano costretti sia ad andare a studiare fuori, ma anche ad andare a lavorare, anche perché non tutti possono permetterselo, sia di studiare in altre città, sia di andare altrove per trovare lavoro. Non a caso è a tutti noto che in tutti gli ospedali, nei tribunali, nelle grosse aziende al nord noi ritroviamo delle grandi menti: tarantini, pugliesi, baresi, napoletani. Questo da un lato mi inorgoglisce, nel senso che mi fa piacere sapere che delle grandi menti appartengono alla mia terra, dall'altra parte mi provoca un po' di rabbia, me lo conceda. Perché no queste menti, perché non possono e non devono dare il loro contributo professionale alla nostra terra, alla nostra regione, nei nostri ospedali, nei nostri uffici, nelle nostre imprese. Quindi si dovrebbe partire proprio di qua, dare la possibilità ai giovani di non essere costretti a lasciare le proprie famiglie, ad andarsene fuori e a continuare a lavorare, a studiare nella nostra città insieme ai propri cari e a dare il loro contributo a casa nostra.